formazione che è collegato e presente, il presidente di ERAP Marche e poi i direttori che li presenterà con più esattezza, non perché io non voglio presentarmi, ma nel suo intervento il presidente dirà anche i ruoli preziosi che voi avete svolto in questa, in questo percorso. Un percorso che io non sono usuale fare conferenze stampe, anche quando possono esserci cose interessanti, ovviamente da far conoscere, ma io credo che quello che noi andiamo ad illustrare oggi potrebbe, tra virgolette, essere sottovalutato in questi momenti dove si parla solo di pandemia, mentre invece è uno degli atti probabilmente più importanti che si svolgeranno in questi anni, non dico in questo anno, in questi anni. E che probabilmente ci darà una bella mano anche a uscire da questa benedetta crisi pandemica, che conseguentemente diventa anche crisi del lavoro e anche purtroppo crisi sociale. Lo vediamo in tante sofferenze che stanno emergendo nei territori. Noi oggi andiamo a presentare un'iniziativa che ERAP propone in concerto con la Regione Marche. Per quel che riguarda un sistema di efficientamento energetico su parte, buona parte del patrimonio pubblico immobiliare delle case, le cosiddette case popolari, quindi patrimonio ERAP, e questo efficientamento energetico su questo patrimonio pubblico usufruendo del bonus 110%. Qual è la cosa in particolare, intanto, che amo subito mettere in evidenza? Che non si è deciso di proporre un unico bando per tutta la Regione Marche, che avrebbe visto magari la partecipazione, ovviamente, e lo vedrà comunque, spero, di qualche grosso grande gruppo che in qualche modo si accaparrava, usiamo questo brutto termine, tutto il pacchetto, per poi magari andare a lesinare a tutta una serie di ditte, società più piccole, locali, eccetera. A volte tirando magari anche un po' il collo, come si dice. Noi abbiamo fatto, ho chiesto di proporre una serie di bandi, diciamo suddivisi territorialmente, tendenzialmente per province, ma anche all'interno delle stesse province. Sono 26 bandi diversi, che sono tutti pubblicati, poi ci aggiorneranno con più esattezza a livello tecnico come sono suddivisi, per quali lotti e per quali province. Per un complessivo di 624 edifici, ma quando dico edifici, dico condomini spesso, circa 5.000 appartamenti, più di 5.000 appartamenti. Quindi si andrà a effettuare l'efficientamento energetico su oltre 5.000 appartamenti di patrimonio pubblico in questa regione. Un importo stimato di 349 milioni di interventi, cioè 349 milioni di interventi di efficientamento energetico. Questo, quando tutto andrà in porto, io sono fiducioso che la maggior parte di questi bandi andranno in porto. C'è anche un certo movimento, un certo interesse, mi risulta, rispetto ai bandi che sono usciti, no? Una richiesta di informazioni, e quindi c'è un movimento, diciamo così, interessato, sicuramente, e non può essere altrimenti. Noi riusciremo a mettere in moto, appunto, una mole di lavoro tale che, secondo me, la gran parte delle anche piccole imprese, parlo anche di artigiani, perché si parla di efficientamento energetico, quindi possono entrare in ballo anche tutta una serie di micro imprese diffuse sul territorio che opereranno in questa enorme mole di attività che noi stiamo mettendo in campo. Quindi si va verso, con questi bandi, questi 26 bandi, verso una manifestazione di interesse. Poi ci saranno delle commissioni che valuteranno ovviamente le proposte che arriveranno e successivamente si andrà a promuovere, diciamo così, il project financing vero e proprio, quello che, diciamo così, poi aggiudicherà direttamente i lavori. Quindi, da parte mia, la forte scelta politica che c'è stata in tutto questo è aver ampliato, diciamo, la platea al massimo per favorire il maggior numero di ditte, probabilmente anche marchigiane, ma ovviamente non solo marchigiane, per poter muovere un mercato che più che mai in questo momento ha bisogno di una ripartenza, più che mai in questo momento. Abbiamo concertato questo percorso con l'associazione costruttori, con le categorie, con l'associazione di categorie. L'obiettivo quindi è lavoro diffuso per il maggior numero di imprese possibile,
efficientamento energetico per una mole enorme di appartamenti in tutta la regione, e quindi questo vuol dire anche un risparmio complessivo, poi, perché se quando ci sarà un efficientamento energetico ci sarà conseguentemente anche un risparmio per chi vive all'interno, ma un risparmio complessivo anche per tutta la nostra società. Quindi ecco, questa è l'iniziativa che noi oggi vogliamo opporre. Io la ritengo di enorme interesse, ma soprattutto di grande importanza per la ripresa dell'economia in questa regione. Questo probabilmente, insieme all'atto che ho presentato pochi giorni fa sulla rigenerazione urbana, questo credo che sia un altro atto che riguarda le questioni, diciamo, del mondo del lavoro, delle costruzioni, dell'efficientamento energetico, di un'importanza veramente strategica. E ci tengo a dire che proprio in questa fase, in questo momento, è sicuramente quello che serve alla nostra regione per riprendere un percorso, un cammino che purtroppo si è interrotto, e per causa della crisi prima e per causa della pandemia dopo, e oggi ha bisogno più che mai di un'iniezione di fiducia e di possibilità di ripresa. Bene, io mi fermerei su quelle che sono le motivazioni che ci hanno motivato, diciamo così, per arrivare fino a qui, lasciando invece a te, Presidente, e poi magari anche a ordinari e funzionari di Ondi, eccetera, per capire un attimo più praticamente, tecnicamente, la sostanza di questo intervento. Grazie, grazie all'assessore, grazie agli uffici della Regione Marche per questa opportunità, per era della conferenza stampa. Diciamo, mi ricordo, ho fatto tanti anni amministratore, perciò ho detto anche l'esperienza, perciò faccio una piccolissima allusione politica a questo che io mi sento di fare, perché secondo me sempre, ma soprattutto in questo momento, dobbiamo essere sinceri, franchi di quello che appunto ci diciamo. L'assessore Aguzzi è stato, da questo punto di vista, ha spiegato benissimo, e mi piace, lo dico per la stampa subito, dire che il rapporto con l'assessore è sempre stato positivo, franco, leale e di grande lavoro, e questo è importante. Cioè, dobbiamo dare fiducia ai cittadini marchigiani, al netto delle provenienze politiche, al netto di questo, però è veramente importante quando gli enti dialogano e lavorano, perché questo è veramente quello che ci chiedono. L'assessore Uzzi, lo dico senza piaggeria, perché non devo, dobbiamo prendere niente, diciamo, di quello che non abbiamo, all'assessore della giunta regionale, ovviamente, ha fatto un lavoro veramente molto attento, che non è sempre detto che sia così. È stato veramente, ha capito immediatamente l'importanza del super bonus, che questo stiamo parlando, no? Cioè, tutta la partita che avete sentito in tutta Italia è quello che stiamo declinando in questo momento nelle Marche. Perciò, prima di tutti, questo. Secondo, l'entità è abnorme per la nostra regione, fa molto bene l'assessore a dire che ovviamente speriamo che tutto vada in porto, ma ovviamente l'importante è che ci vada in porto una buona parte, 350 milioni di euro di attività in un periodo che pare che adesso ci sia un anno in più, ma diciamo molto ravvicinato, per tutti i tecnici, diciamo, che parliamo, si capisce che è un'operazione spaventosa, che non sappiamo neanche se diciamo la nostra regione complessivamente data alla forza di fare. Però io vorrei ribadire il concetto, diciamo, politico che l'assessore Luzzi ci ha detto fin dall'inizio, e che devo dire il CDA dell'era onestamente ha compreso e anzi, diciamo, valorizzato nella sua funzione. Quello di aver fatto molti bandi, condizioni di mercato, progetti di mercato, Project France, Fondo 26, altre regioni o altri nostri corrispettivi, era Pager e altri, hanno fatto in maniera diversa. Non è che sia sbagliato, è l'obiettivo che ti vuoi dare. Se tu ovviamente fai con un soggetto un general contratto, punto, è ovvio che tu fai una scelta forse efficiente, non è neanche detto, perché poi anzi, se va male quell'operazione va male tutte, no? Ma certamente non inclusiva per la nostra regione. L'assessore da questo punto di vista è stato veramente categorico fin dall'inizio, io l'ho apprezzato, e anche il mio pensiero è quello del CDA, di invece dare l'opportunità, perché un soggetto eventualmente può vincere, quale esso sia, forte, fortissimo, ovviamente speriamo che siano forti possibili, perché devono fare un lavoro serio, fiscale, amministrativo, finanziario, se qualcuno conosce la materia sa di quello che parliamo, ma in realtà il soggetto può vincere eventualmente uno solo per provincia, non può esserci un soggetto che ne vince 26 praticamente, eventualmente si può vincere uno per provincia. Perciò l'idea, oppure a rotazione, cioè l'idea è quella di dare opportunità a tanti,
Come capite, quando date opportunità a tanti, concretamente si vuole dare l'opportunità anche all'imprenditoria, anche all'imprenditoria marchigiana, tanto caro, diciamo, all'assessore Auzzi. E perciò questa è un po' la partita che ci stiamo che stiamo facendo. Ovviamente per era proprio un impegno spaventoso, perché dopo la manifestazione di Renzi si inizia veramente, penso agli uffici, penso alla ragioneria, penso ovviamente ai dirigenti. Sono veramente felice che sono qui con noi il segretario generale dell'era Marche, Maurizio Binati, straconosciutissimo in Angola, certamente direttore anche di Angola, ma in realtà è conosciuto ovviamente in tutte le Marche, ma da questo punto di vista è un'autorità, lo dico senza, anche qui con grande sincerità, si presenta da solo, e anche ingegner Ferri, che è stato veramente impagabile. Maurizio, quando mi ha indicato come RUP, responsabile unico del procedimento, l'ingegner Ferri ha fatto la scelta più corretta possibile, perché anche lui è un punto di riferimento per tutta la Regione Marche, essendo un dirigente di combattimento, un dirigente che sta lì pezzo pezzo sulle cose, perché se le cose non si fanno così, poi oggettivamente non si fanno. Perciò il mio è un grandissimo apprezzamento sia la parte politica, come ho detto prima, che la parte dirigenziale, poi ovviamente lascio la parola a loro. Ultimissima considerazione, poi il percorso verrà dato e noi siamo sempre a disposizione di qualsiasi consorzio, di dirigenti sono a disposizione in tutti i territori. Mi piace anche sottolineare che i bandi sono praticamente simili in tutta la regione, perciò non c'è una sperequazione tra Ascoli e Pesaro, i bandi sono identici se non con qualche piccola accezione tecnica diversa, e credo che questo sia più importante. Approfitto per dire due piccole cose, diciamo per era, perché anche noi non siamo, diciamo, bravissimi nella comunicazione sociale, voglio dire, come ha detto bene l'assessore, a volte c'è chi, diciamo, condivide annunci, invece chi non discute mai, diciamo, di quello che fa. Noi, grazie al rapporto in questo momento con la regione e anche ERAP, stiamo facendo, lo dico per titoli, moltissime cose. Col Biocasa, la società, stiamo lavorando sulle aree terremotate su mandato della Regione Marche, in questo caso l'assessore Castelli, pure che, diciamo, veramente ci tiene moltissimo alla ricostruzione, e perciò abbiamo quella partita sulle manutenzioni delle SAE, che come sapete tempo fa era una catastrofe. Se ci avete fatto caso, ultimamente tutta la polemica è veramente venuta meno. Abbiamo fatto gli ottimi incontri con gli amministratori delle aree terremotate, io vengo da Macerata, c'ho un po', diciamo, le conosco. Chiudo col progetto abitare, progetto tecnico che di fatto l'assessore e la giunta pure fatto insieme ai capoluoghi di provincia, noi siamo in tutti questi progetti sulle aree terremotate e la manutenzione ordinaria. Cioè, quello che voglio dire, a parte stiamo facendo anche tantissimi concorsi, l'ERAP è un ente solido, forte, che sta facendo le cose, soprattutto grazie ai dirigenti e al segretario generale, che lascia la parola come Maurizio Binati, che ha dato un impulso veramente importante all'ERAP. Grazie. Grazie, Massimo. Allora, sono state dette sostanzialmente le cose più importanti già. Indico solo alcuni aspetti. In realtà credo che sia l'operazione di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico più imponente che sia stata fatta dal dopoguerra sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Questo naturalmente grazie all'opportunità che ci è venuta dall'ecobonus, opportunità imponente ma anche di grandissima difficoltà. Chi segue un po' la vicenda sa che ancora ci sono elementi un po' indeterminati, quindi la questione è molto complessa, con delle tempistiche estremamente ristrette e contenute. In questa maniera noi cerchiamo di fare un intervento, come diceva il Presidente, l'Assessore, volendo declinare tante cose. Abbiamo cercato di declinare l'aspetto della trasparenza intanto, cioè noi nell'individuare il soggetto promotore dei progetti che saranno alla base di tutti i nostri 26 interventi, lo facciamo attraverso una manifestazione di interesse ed una preselezione con un'apposita commissione, con punteggi attribuiti e quant'altro, in maniera che anche fin dalla prima fase ci sia la massima trasparenza. La più ampia concorrenza possibile, abbiamo cercato, come appunto su input dell'assessore e del Consiglio di Amministrazione, di ampliare il più possibile la platea di coloro che potranno operare. È previsto che chi si aggiudica come promotore una dei lotti che vengono realizzati nelle singole province non può essere aggiudicatario degli altri lotti, a meno che non ci siano lotti eventualmente deserti con un solo soggetto. Questo appunto per dare la massima possibilità possibile. E poi c'è anche il tema sociale, che per noi ovviamente, essendo l'ente regionale per l'abitazione pubblica, non è solamente limitato a dare le abitazioni, che è ovvio che è il nostro, diciamo, la nostra missione principale.
Il tema dei consumi sono un tema da un punto di vista sociale molto importante. I nostri inquilini molte volte hanno canoni locativi particolarmente bassi, legati naturalmente alle loro condizioni economiche, ma non hanno agevolazione di alcun tipo sui costi dell'energia elettrica, del metano e quant'altro, al punto che noi ci sono alte morosità che fanno capo proprio ai consumi. Quindi l'efficientamento energetico non solo ci rinnova interamente il patrimonio edilizio, che è ovvio che dal punto di vista fisico è molto importante, ma fa un'operazione molto importante dal punto di vista sociale, consentendo di avere risparmi economici dell'ordine anche del 50-60% alle famiglie che li abitano e che, non va dimenticato, sono comunque i soggetti deboli della Regione Marche, sono quelli che hanno le maggiori difficoltà economiche. Quindi è un'operazione di grandissimo respiro. Non nascondo, come diceva anche il Presidente, le difficoltà che ci stanno alla base di questa operazione, anche legata a tutto lo studio, l'analisi che è stata fatta in una fase iniziale, perché peraltro per questa fattispecie non esiste una storia, quindi non si ha neanche nulla da guardare dietro per capire come poter operare, quindi è veramente una storia completamente nuova che stiamo scrivendo mese per mese. In tutto questo, come diceva, chi si è occupato della parte prettamente tecnica è stato l'ingegner Ferri, che è il responsabile del procedimento ed è il dirigente responsabile della manutenzione e anche della manutenzione SAE, ora si parlava di quell'aspetto, che su questo ha operato in questi mesi e che quindi poi ha, assieme ad altri collaboratori, messo a frutto quello che è l'avviso e quello che è tutto il percorso. Il percorso è già codificato con tutta una tempistica, quindi noi entro i mesi, tra marzo e aprile sono stati pubblicati gli avvisi, a maggio si scioglieranno questi avvisi, tra maggio e giugno si individueranno i soggetti, si inizierà la fase della progettazione assieme a questi soggetti, per poter arrivare quindi all'approvazione entro l'anno delle progettazioni, poi fare le procedure di gara nel primo semestre del 2022 ed arrivare poi all'inizio dei lavori per completare ad oggi nei termini di legge previsti, perché si parla di proroghe, però noi dobbiamo lavorare relativamente a quelle che sono le condizioni date. Se poi ci saranno le proroghe, queste naturalmente ci potranno aiutare a rendere più agevole il percorso, però quello che noi abbiamo costruito l'abbiamo costruito a dato legislativo attuale, quindi i percorsi sono ben pianificati. Come diceva il Presidente, noi proprio per anche avere supporto sull'azione che andavamo a fare abbiamo avuto incontri anche insieme all'assessore con tutte quelle che sono le organizzazioni rappresentative del mondo imprenditoriale dell'edilizia, quindi le varie associazioni, per condividere con loro le scelte che andavamo a fare. Ci auguriamo che questo possa essere di impulso per il mondo imprenditoriale marchigiano, che naturalmente stiamo parlando di un'operazione imponente. A questo va anche detto che questi interventi di cui stiamo parlando sono gli interventi per i quali l'ERAP è proprietario dell'intero edificio. Ma a fianco di questi interventi, per un altrettanto numero di alloggi, quindi per altri 5-6 mila appartamenti, noi siamo ugualmente impegnati in quel caso come condomini, cioè all'interno di percorsi che vengono, in gran parte sono stati da noi attivati, ma ora gestiti dagli amministratori dei vari condomini, per poter anche in quel caso arrivare all'efficientamento. Quindi lo facciamo sia per il nostro patrimonio interamente di proprietà, ma sia anche per il patrimonio che non è interamente di proprietà. Anzi, su quel patrimonio in realtà già siamo partiti, ci sono già interventi avviati, le procedure lì diciamo che sono più semplici, non abbiamo i vincoli legati alle procedure per gli affidamenti pubblici, quindi le cose stanno procedendo molto bene. Ma alcuni aspetti più tecnici anche sui numeri se ne può occupare l'ingegner Ferri, che è stato diciamo l'artefice comunque dal punto di vista tecnico dell'operazione che abbiamo fatto. Allora, puntualizzo, mi ricollego all'ultimo passaggio che ha introdotto Maurizio, che riguarda il fatto che noi siamo impegnati sui due fronti. È vero, noi attraverso questi 26 bandi, questi 26 lotti che abbiamo fatto nelle province marchigiane, abbiamo interessato circa 600 fabbricati. Ma in realtà l'ERAP è, diciamo, comproprietario, gestisce proprietà all'interno di condomini, all'interno dei quali, nella maggior parte dei casi, esiste un amministratore. In qualche caso, laddove il numero non raggiunge il numero minimo di 8 previsto dalla normativa, non c'è un amministratore, quindi ERAP è stato promotore di iniziative volte a sensibilizzare i comproprietari
di appartamenti in questi edifici, per far sì che la grossa opportunità derivante dal finanziamento con il recupero fiscale dell'attuale quadro normativo venisse attuata anche in questi fabbricati. Non sono pochi, perché sono altrettanti, cioè noi abbiamo circa 600 fabbricati per una mole di lavoro che noi segniamo circa 300-340 milioni di euro, ne abbiamo altri 600 fabbricati, do un dato certo che è nella provincia di Ancona, sono 228 condomini che hanno deliberato già l'affidamento dei lavori, in questo caso ad una pluralità molto articolate di imprese, peraltro molto spesso locali, perché nel condominio c'è sempre l'amico dell'amico che conosce l'impresa locale che fa l'attività. Noi su questi, nella regione Marche, circa 600 fabbricati, andremo a fare ulteriori interventi. Quindi generalmente il superbonus nelle Marche rappresenterà interventi su circa 1200 fabbricati per circa 10.000 appartamenti. Significa aggiornare anche l'aspetto estetico di interi quartieri di città. Molto spesso, mi riferisco ad Ancona, ad Ascoli Piceno, a Pesaro, nelle città più grandi, i quartieri di edilizia residenziale pubblica rappresentano proprio dei pezzi fisicamente ben individuati all'interno della città. Beh, questi pezzi di città verranno, ringioveniti dall'aspetto estetico, perché questo lavoro di efficientamento energetico riguarderà molto spesso, anzi direi mi auspico sempre, le facciate che attraverso degli interventi volti a diminuire i consumi energetici, però hanno anche l'obiettivo quello di ringiovenire l'aspetto estetico del fabbricato. Una cosa molto importante, vorrei dire che questi 10.000 appartamenti con tutti gli assegnatari all'interno non sarà necessario spostarli, cioè saranno persone che continueranno a vivere all'interno del loro appartamento. Questo lo diciamo perché noi già abbiamo una ventina di interventi già in essere, quindi abbiamo, come dire, un pochino di esperienza, poi chiaramente il tutto viene migliorato strada facendo. Però dall'esperienza che abbiamo avuto fino ad oggi, questi interventi sono assolutamente compatibili con tutte le garanzie di sicurezza, anche con i protocolli Covid, sono compatibili con la permanenza delle persone all'interno degli appartamenti. Un po' di disagio lo recheremo, senza dubbio, il rumore, la presenza di un'impalcatura, però sono lavori che noi riteniamo possono essere eseguiti in tempi piuttosto brevi, parliamo di mesi e non certo di anni. Una criticità rimane, questo lo dico apertamente anche al Presidente e all'Assessore, perché obiettivamente questa gran mole di economica poi si deve tradurre in una gran mole di lavoro e quindi una gran mole di operatori che contemporaneamente tutto il territorio nazionale devono lavorare. Noi confidiamo che i gruppi a cui andremo ad affidare gli interventi, che abbiamo detto per scelta sono stati suddivisi al massimo, questo per avere anche una garanzia concreta sull'effettiva esecuzione dei lavori, contiamo che questi gruppi abbiano la capacità, avvalendosi soprattutto di imprese locali, perché questo voglio dire non è che dobbiamo, cioè per noi va bene tutto, però anche la facilità di esecuzione del lavoro deriva anche dalla presenza dell'impresa che segue il lavoro sul territorio. Chi è sul posto è facilitato, ma questo non significa nulla. Ci auspichiamo che questi grandi gruppi che partecipano ai nostri lotti, sono lotti che partono da 20 milioni e arrivano a 8 milioni, quindi è evidente che sono rivolti a una realtà piuttosto concreta, però questi gruppi avranno senz'altro la necessità di avvalersi di piccoli artigiani, di piccole imprese, determinando un tessuto di imprenditoria molto molto diffuso, senza il quale evidentemente quei grandi numeri non ci potremmo mai arrivare. I tempi evidentemente, se sono così stretti, chiaramente le nostre previsioni, noi pensiamo di fare in tempo di fare tutto, ma significherebbe far partire una grande mole di un grande numero di cantieri contemporaneamente. Una piccola proroga,
che leggiamo tutti, no? Anche noi la leggiamo sui giornali, una piccola proroga potrebbe rendere molto molto più concreto l'intervento. Cioè, noi siamo pronti, i bandi sono ancora aperti, abbiamo avuto grandi interessi e speriamo che anche attraverso queste iniziative l'iniziativa di interesse si possa ampliare la procedura per fare. Non c'è proprio il tessuto produttivo. Allora, se vuole fare la domanda, che Luca Dei vuole fare la domanda? Mi sente? Sì, grazie. Se la vuole fare direttamente? Sì, ho acceso il microfono, grazie. Sentite? Sì, la sentiamo, sì. Sì, buongiorno, sono Luca Dei della Press Tour. La domanda brevemente è questa: perché il super bonus non decolla? Naturalmente mi riferisco alle lamentele che arrivano dal privato, insomma. E cosa si farà per la troppa burocrazia, tempi di realizzazione incerti, materie prime che reperibili quasi sempre sul circuito internazionale in preda alla speculazione con rialzi medi superiori al 30-40% e interessi per la cessione del credito d'imposta quasi al limite dello strozzinaggio più del 20%. Grazie. Rispondo io? Allora, ascolti, i problemi ce ne sono molti. Noi in realtà siamo degli esecutori, nel senso che la norma ci dice che questi sono i tempi e noi purtroppo su questi tempi ci dobbiamo muovere. Peraltro lei parlava delle attività private, noi siamo un soggetto pubblico che rispetto al soggetto privato deve moltiplicare per 10 le difficoltà, in quanto le procedure di affidamento, quindi può capire quant'è. Però abbiamo anche pensato una cosa, che se noi stavamo a piangerci addosso sul fatto che era complicato, c'era quel problema, noi non saremmo mai partiti. In realtà noi siamo partiti. Io capisco anche per chi sta all'esterno non si vedono ancora tante iniziative, ma non si vedono tante iniziative perché si stanno pianificando. È chiaro che il grosso di queste attività, parlo naturalmente per noi, potranno essere visibili non prima di 6 mesi, 8 mesi, 12 mesi. Questo è un po' il tema. Naturalmente, se lo Stato ha deciso di fare un'operazione in questi tempi, non sta a noi dire se va bene, non va bene, se è giusto o non è giusto. Aspettiamo di capire, è stato annunciato dal Presidente Draghi un provvedimento nel mese di maggio che dovrebbe semplificare in maniera molto importante le procedure. Noi, le faccio solo un riferimento, veniamo da ieri, da un incontro dell'altro ieri al Comune di Ancona, perché uno dei temi di tutta questa attività è l'accesso agli atti, perché va certificato che sugli immobili su cui si va ad intervenire non ci siano abusi. Lei capisce che noi dobbiamo accedere agli atti, tra alloggi fabbricati interamente nostri e non, a circa 1200-1100 fabbricati in tutte le Marche, e i comuni solo questo si spaventano. Quindi stiamo già facendo su ogni comune, quantomeno nei comuni più importanti, ovvio, dove il comune c'ha 2 edifici o 3 edifici, è semplice, ma ad Ancona, dove noi abbiamo più di 100 edifici, per esempio, abbiamo già fatto un accordo con il comune per trovare una strada per poter avere un accesso facilitato, grazie quindi anche alla disponibilità del comune. Quindi noi ci stiamo solo preoccupando di far camminare la macchina più velocemente possibile. Naturalmente, se arrivano poi delle modifiche normative che ci agevolano questo lavoro, ne siamo estremamente contenti. Però non ci fermiamo dietro, diciamo, alle infinite difficoltà, perché altrimenti noi ci troveremo nel 2022 che saremo ancora lì a discorrere, aspettando le proroghe, le cose, che è un po' il sistema che spesso accade. Devo dire la verità, noi all'ERAP siamo abituati un pochino diversi, noi abbiamo vissuto il tema terremoto, noi siamo stati a realizzare 77 aree SAI in 12 mesi, anche lì infiniti problemi, però andavano realizzate le aree SAI. Quindi intanto facciamo le cose, poi vediamo nel mentre cosa possiamo fare. Comunque faranno una semplice puntualizzazione, questa organizzazione che abbiamo cercato di concordare con i comuni per facilitare l'accesso agli atti viene di fatto svolta attraverso il personale che era per mettere a disposizione al comune, senza andare a interferire con le attività che già sappiamo essere abbastanza, diciamo, pesanti per i comuni,
per dare risposta agli altri operatori. Cioè ERAP con il proprio personale andrà dove i comuni chiaramente ce lo consentono, ma i maggiori già abbiamo avuto questi accordi, andrà con il proprio personale all'interno degli archivi del comune con un'organizzazione chiaramente già ben definita, e questo senza assolutamente appesantire le già problematiche attività che i comuni svolgono a favore dei soggetti privati che giustamente devono accedere al superbonus. Speravo dicesse qualcosa anche sull'aumento dei materiali e no, sì, scusi, sull'aumento dei materiali tenga presente. Scusi, è ancora di più sulla percentuale della cessione del credito d'imposta che raggiunge oltre il 20%. Ora, quando uno prende un mutuo, per esempio, stiamo intorno nettamente inferiore, insomma, intorno al 5-6, non lo so, qua arriviamo al 20%. Ho fatto la domanda, siamo quasi al limite di uno strozzinaggio, cioè l'agevolazione che viene dallo Stato. Ascolti, noi stiamo portando avanti un'iniziativa del tutto nobile, lungimirante e corposa, avvalendosi delle normative dello Stato. Non è che ce le inventiamo all'ERAP delle Marche o nell'assessorato della Regione Marche. Noi ci atteniamo ovviamente alle normative che sono in campo. Posso anche dire che il lavoro svolto da ERAP in queste settimane, in questi mesi, predisponendo questa partita e questa serie di interventi, è stata anche molto approfondita e lungimirante. Secondo me precede anche un po' di queste situazioni che lei solleva, soprattutto dal punto di vista delle burocrazie e quant'altro, e gliel'hanno dimostrato proprio prendendo già accordi preventivi con i comuni, perlomeno con quelli più importanti, dove ci sono più casi, diciamo così, sui quali dover intervenire. Poi, per quel che riguarda la ricerca materiali, la ricerca saranno le imprese che dovranno mettere in campo tutto quanto quello che gli è possibile mettere in campo. Io non so se tutti i 26 i nostri bandi andranno in porto, non so quanti interventi saranno realizzati complessivamente in Italia usufruendo di questo bonus. Io so che c'è una legge che oggi ti consente questo percorso e noi stiamo facendo di tutto, interpretando la legge, per portare a casa il miglior risultato possibile. Poi non sta a noi definire mutui o dove prendono le impalcature. Le prenderanno in altri paesi d'Europa se non ci sono tutte in Italia. Sì, comunque spero. Sui costi le posso dire questo, il super bonus non decolla. Ma sono, allora io voglio essere un po' perché il 2023 è dietro l'angolo. Ascolti, io voglio essere intanto un pochino più ottimista, perché se non decolla allora è inutile che stiamo qui a lavorarci, noi come tutti gli altri che si stanno lavorando in tutta Italia, sia noi che riguardiamo il pubblico sia tutte le imprese private. Io so che nei comuni oggi c'è una grande esigenza, una grande richiesta, so che gli uffici comunali spesso sono abbastanza intasati di queste pratiche, non so se riusciranno ad, diciamo, interpretarle tutte, portarle avanti tutte. Quindi c'è un grande interesse, e allora se c'è un grande interesse, una grande opportunità e una grande esigenza, noi cerchiamo di interpretarla, di metterla in campo. E poi non è che sta a me, ripeto, definire tutte le altre questioni che lei sta dicendo. Le prendo atto. Un'accusa. Sono delle constatazioni. Ci mancherebbe. Ma non la prendo come un'accusa, però non è che le posso rispondere io su questo, capito cosa voglio dire? Non è che le posso rispondere io su questo. Abbiamo altri colleghi, scusate, che diamo spazio a tutti. Luca Fabbri dell'Agenzia Dire, se vuole fare la domanda. Sì, buongiorno, ecco. Buongiorno a tutti. Da un punto di vista tecnico, il project financing, come funziona? Il ritorno del privato che aderisce al progetto, dove, qual è? Prego, tecnico. Allora, premesso che noi abbiamo fatto un bando in questo momento solo per, diciamo, interloquire con un candidato promotore al quale spetta in questa fase di definire una proposta concreta per seguire, diciamo, il dettato normativo del decreto legislativo 50 in quanto applicabile ad una fattispecie particolarmente diversa. Qui per rispondere specificamente alla sua domanda, noi pensiamo che una strada che comunque è sempre soggetta alla valutazione del promotore possa essere quella di essere remunerato attraverso un canone di disponibilità,
cioè l'operatore mette in opera di alcuni elementi, i cappotti, gli infissi o quello che ritiene opportuno, e per questi elementi poi al raggiungimento degli standard qualitativi, tutto questo che dico chiaramente è inserito nel bando e viene anche valutato con le modalità previste nel bando per, diciamo, dare completezza a quella trasparenza che Maurizio Ordinati diceva all'inizio. Quindi attraverso il raggiungimento dei standard di qualità che il promotore stesso ha indicato nella propria proposta, potrà, assumendosi il rischio del raggiungimento degli stessi, potrà essere remunerato attraverso delle annualità che sono canoni di disponibilità. Con questo sistema noi riteniamo di poter coniare la previsione normativa del decreto legislativo 50 alla fattispecie specifica dell'intervento fatto con lo sconto in fattura. Okay, grazie. Io non ho altre domande, non so se qualcuno vuole intervenire, se no vi salutiamo. Sì, scusate, Luzzi, il carino di Ascoli. Buondì. No, io... Grazie. Solo un chiarimento, perché guardavo i tre lotti riferiti ad Ascoli e nell'elenco ho trovato molte proprietà comune, sono 12 su 60. Devo capire il riferimento a prima che avete detto, insomma, che sono interventi su edifici di proprietà, quale fosse la spiegazione di questa cosa qui. Grazie. Guardi, grazie, ha fatto bene a chiederlo, perché in realtà avevamo omesso. La norma prevede che gli enti regionali, gli enti ex IACP, così definiti a livello nazionale, possono avere il beneficio non solo per il patrimonio di propria proprietà, ma anche per il patrimonio che hanno in gestione dai comuni. Perché, come sapete, molti enti, e tra questi anche quelli della Regione Marche, sulla base della legge regionale è l'ERAP Marche che è il soggetto gestore del patrimonio di ERP dei comuni. In quel caso anche sul patrimonio comunale può intervenire l'ERAP e anche in quel caso c'è il vantaggio dell'ecobonus. Quindi lei trova, lei conosce Ascoli, ma lo troverà in tutte e cinque le province. Gli immobili che noi abbiamo messo a bando sono immobili, è più corretto dire che noi abbiamo in gestione, e tra questi sia quelli interamente di proprietà nostri che quelli di proprietà dei comuni, quindi entrano a pieno titolo anche le proprietà comunali su questa azione. Naturalmente quelle che gestiamo noi, ancora nelle Marche ci sono alcuni comuni, devo dire per fortuna non troppi, che invece hanno mantenuto la gestione del patrimonio in capo a loro, in quel caso specifico il comune non è soggetto che può avere il beneficio dell'ecobonus. Grazie. Ok. Prego, no, grazie, hai fatto bene perché non avevamo parlato. Ci sono altre domande? Ci eravamo dimenticati. Grazie. Prego, allora salutiamo. Grazie. Beh, grazie. Arrivederci, grazie a tutti dell'attenzione. Diamo il giusto spazio e il giusto peso. Grazie. Grazie, buon lavoro.